Sta per iniziare ora l'incontro intitolato La lingua italiana. Intervengono Raffaella Bombi e Luca Serianni. Interviene e coordina Paolo Medeossi. Buona storia a tutti. Grazie, buongiorno. Quindi siamo noi a inaugurare proprio ufficialmente Storia, che è qui Salpi, in questa bella giornata, perché questo è il primo incontro di questi tre giorni che saranno intensissimi, come potete vedere nel programma. Gli organizzatori hanno posto proprio all'inizio del loro viaggio, del loro tragitto, questo incontro dedicato alla lingua italiana, senza ulteriori precisazioni o considerazioni. Per esempio, a me era capitato in febbraio, proprio grazie a Storia, che aveva preparato il terreno per questa edizione dedicata al tema Italia mia, un tema molto bello a mio modo di vedere, a mio giudizio, con degli incontri che sono avvenuti nel Teatro Verdi di Pordenone. Ricordo che a febbraio c'era proprio anche un tema abbastanza analogo con Stefano Bartezzaghi. In quel caso il titolo era La lingua italiana assediata, quindi c'era già un giudizio ulteriore. No, oggi cominciamo proprio, parliamo liberamente in questa oretta e mezza che abbiamo davanti fino a 11:30 della lingua italiana, facciamo un po' delle considerazioni sullo stato di salute, sulle prospettive, su quello che succede, su tutto ciò che così può emergere in un'occasione come questa, che deve essere la più utile possibile. Vedo anche tanti ragazzi, state attenti, apprendete. Cioè, la lingua italiana alla fine è un po' alla base della nostra identità come nazione, come popolo. Tra l'altro, dire queste cose a Gorizia ha un particolare significato, a mio modo di vedere. Qui siamo in questo giardino dove appena ti giri vedi un busto, vedi un qualcosa, c'è il busto di Ascoli, il grande glottologo, che era di Gorizia, dialettologo. Qui dietro c'è il busto di Pietro Zurutti, che è un poeta in friulano, incredibilmente, ma anche questo accade a Gorizia. A Gorizia è nata la Società Filologica Friulana, che è la società che valorizza, che tutela la madrelingua, la marilenga. E poi Gorizia, come si sa, storicamente è stata un luogo dove si è parlato l'italiano, il friulano, il tedesco, lo slavo. C'era una forte comunità di ebrei, i Michestetteran di qua, cioè tutte cose che vanno ricordate. Ultimissimo accenno al fatto che proprio 100 anni fa, questo era uno scenario tragico della Grande Guerra, Prima Guerra Mondiale, che al di là della sua tragedia però ha comportato un fatto, che per la prima volta da che l'Italia era unita, cioè il Regno Unito annesso, cioè Savoia, e ci si mescolò in quella tragica vicenda un po' tutto. Milioni di italiani vennero in queste zone, ognuno aveva il suo dialetto, impararono l'italiano, quindi ci fu un elemento di coesione. Gorizia è questa. Oggi parliamo comunque della lingua italiana con prospettive attuali, moderne e future, con il professor Luca Serianni e con la professoressa Raffaella Bombi. Nel dire Bombi io ricordo un cognome che chi è di Gorizia, no? Voi avete molti accenni alla famiglia Bombi, quindi effettivamente la professoressa che insegna è docente ordinario di glottologia e di lettere. E lettere all'Università di Udine, comunque origini goriziane. E dallo scorso gennaio, tra l'altro, significa dire anche questo, è presidente della Società Italiana di Glottologia, che ha avuto come predecessori dei personaggi molto importanti nella storia, nello studio dell'italiano. Ricordo in particolare il professor Roberto Guzmani, che fu uno dei fondatori, il primo rettore dell'Università di Udine. Professor Luca, non sto a citare adesso le opere, eccetera, per motivi anche un po' di brevità, però insomma, scorrendo i libri e su internet trovate tutti i riferimenti a voi necessari. Il professor Luca Serianni, docente di storia della lingua italiana all'Università Sapienza di Roma, autore di molti testi, tra i quali cito solamente la grammatica italiana, una famosa grammatica italiana. Questi sono i nostri interlocutori, noi appunto dialogheremo un'oretta e circa. Gli ultimi 10 minuti, mi dicono, sono un po' anche riservati alle vostre curiosità, alle vostre domande, che potete porre direttamente o attraverso i social. C'è anche questo servizio, una novità, quindi per chi ci segue in altro modo e non visivamente, oppure anche voi stessi, ragazzi, qualcuno che vuole mandare una domanda, una curiosità, siamo qui. Quindi la tematica è vastissima, però noi cercheremo di colpire degli obiettivi, e partendo così dai punti fissi, e poi evidentemente con la possibilità di allargare la conversazione. Allora, per esempio, proprio in questi giorni qua, fine maggio, sta per uscire un libro pubblicato dall'editore Guerini, curato dalla professoressa Maria Agostina Cabiddu, no?
Il tema è l'Italia alla prova dell'internazionalizzazione. Contiene dei saggi, tra i quali un saggio del professor Serianni. Ecco, il tema che ci si pone in questo libro è quali sono le sfide per la lingua italiana nei confronti della modernità, quali sono le sue chance, anche alla luce di un fatto di cronaca recente che ha fatto molto discutere, vale a dire una sentenza della Corte Costituzionale a proposito di una decisione del Politecnico di Milano. Sapete che il Politecnico aveva deciso di istituire dei corsi solamente in lingua inglese, no? Ci fu un ricorso da parte dei professori, recentemente dei docenti del Politecnico, contro questa decisione dello stesso Politecnico. A febbraio c'è stata una sentenza molto interessante, che ha fatto appunto discutere e riflettere con vari accenni, della Corte Costituzionale, la quale stabilisce, cioè conferma la centralità della lingua italiana, pur adeguandoci alle necessità anche didattiche o dei tempi, insomma, che stiamo vivendo, soprattutto in un'istituzione così specifica come il Politecnico. Noi partiamo allora da questo tema per poi allargarci ad altro. Quindi adesso ascoltiamo il professore rispetto a questo libro che sta per uscire e al saggio che lui vi ha scritto. Grazie. Dunque, il libro che ricordava il nostro moderatore in realtà è appena uscito, anche se io l'ho visto solo ora qui fuori. Ed è un libro organizzato, come ricordava, da una giurista del Politecnico che è stata promotrice di questa iniziativa, che poi è sfociata in una sentenza della Corte Costituzionale, quella che ricordava ancora una volta il nostro moderatore. Dunque, libererei subito il campo da un possibile equivoco. Non si tratta di nessuna lotta contro l'inglese, lotta che sarebbe insensata e ingiustificata, perché intanto l'inglese si è conquistato questa posizione di dominio globale sulla base di quello che avviene normalmente nei contatti tra lingue e culture, cioè in forza del suo prestigio socio-culturale, economico, politico. È del tutto normale che in seguito a questo prestigio una lingua si imponga, qualche volta anche prevarichi sulle altre. Sarebbe del resto insensato negare che la conoscenza dell'inglese sia importante oggi, perché la dimensione in cui ci muoviamo in tutte le nazioni avanzate non è quella locale, ma è quella internazionale. Detto questo, però, un conto è sottolineare l'importanza dell'inglese fin dagli anni della scuola. E qui mi permetterei di sottolineare il fatto che le lezioni di inglese nella scuola dovrebbero, quelle sì, essere svolte solo nella lingua straniera. L'italiano, e così per le lezioni di altre lingue, non dovrebbe neanche entrare in aula quando si studia inglese, perché lì sì che ci deve essere un'immersione totale in quella lingua. Tuttavia esiste la necessità che una qualsiasi lingua, in questo caso l'italiano, non perda dei pezzi di territorio culturale, e mi spiego con un riferimento, con una similitudine, se volete. Un grande scrittore romantico tedesco, Chamisso o Chamisso, il cognome si pronuncia in modo oscillante, scrisse nei primi anni, all'inizio dell'Ottocento, una storia, la meravigliosa storia di Peter Schlemihl. Era una favola in cui si parlava di un tale che decide di vendere la propria ombra al diavolo. Che cosa me ne faccio dell'ombra? Bah, insomma, la vendo e ho una serie di vantaggi. Però dopo un po' si accorge che il fatto che non proiettasse la sua ombra insospettisce tutti gli altri, e anche fino al punto che perde anche la donna amata. Figuriamoci un po' che cosa succede se una lingua rinuncia ad esprimersi in un settore culturale, scientifico. Che cosa succede se di economia superiore, di chimica, di matematica non si parla più se non in inglese? La perdita per la struttura stessa dell'italiano è decisiva.
L'italiano, per citare Manzoni, qualsiasi lingua è un tutto, o è un tutto, ci serve per parlare di qualunque cosa, delle nostre emozioni quotidiane, dei nostri sentimenti, ma anche della scienza, oppure perde delle province importanti. Questo allarme nasce da alcuni particolari sintomi che si possono avvertire. Se nel Politecnico, che è una istituzione universitaria di particolare prestigio, nel corso magistrale non si facesse più nessuna lezione in italiano, inevitabilmente questo indebolisce l'italiano in modo decisivo, perché alla fine si direbbe: ma visto che la magistrale deve essere tutta in inglese, cominciamo anche a generalizzare l'inglese nella triennale. E tutto sommato, visto che la dimensione dei futuri laureati deve essere quella internazionale, cominciamo anche a generalizzare l'inglese nella scuola. Come vedete, il processo rischierebbe di essere progressivo. Per questo, dunque, la sentenza costituzionale della Corte, in punto di diritto, ha sostenuto che l'italiano, che tra l'altro è in una situazione paradossale perché non è espressamente riconosciuto dalla Costituzione, a differenza di quello che avviene per altre Costituzioni, la Francia, la Spagna, in cui si dice chiaramente che, qual è la lingua ufficiale, però c'è una legge dello Stato del 1999, legge ispirata dal compianto grande linguista Tullio De Mauro, che riconosce le cosiddette lingue minoritarie, tra cui il friulano. E in questo riconoscimento si dice chiaramente, in uno dei primissimi articoli, la lingua ufficiale dell'Italia è l'italiano. È paradossale che questo riconoscimento sia contenuto proprio in una legge che tutela giustamente, anche qui a norma della Costituzione, le lingue minoritarie. Però si dice, ecco, l'ufficialità di una lingua non è un principio astratto. Tutti i principi giuridici, sì, sono astratti, ma solo nel senso che sono suscettibili di applicarsi ad una serie infinita di fattispecie concrete. È un principio che riguarda la dimensione di tutti i cittadini, di tutti i parlanti, ed è quindi in questo senso di apertura a più lingue contro un monolinguismo tutto fatto sull'inglese che si è mossa sia la Corte Costituzionale e sia, si parva licet, questo libretto che accoglie contributi di vari linguisti, tra cui Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio, altra presidente emerita di quel sodalizio, ed altri ancora, ma anche dei giuristi, per esempio Caretti, che ha insegnato diritto costituzionale, oltre alla stessa Cabildo. Grazie. Allora, abbiamo segnalato questo libro che fa un ragionamento su questo tema che vi abbiamo indicato. Dunque, l'italiano deve comunque confrontarsi con i social, con le nuove i movimenti di popoli, città globali, città Babele, si comunica in inglese, eccetera. Però qual è la sua capacità di resistenza, di evoluzione, di modernità o di utilità in questo mondo così, così in forte cambiamento? Questo è un po', è sicuramente il campo di ricerca, di indagine, no? Negli studi della professoressa Bombi, che analizza dall'università, assieme ai colleghi dell'Università di Udine, proprio questo tema specifico. Quindi che cosa ci può dire? Ci può dire qualcosa di rassicurante, di positivo? Allora, noi abbiamo un'idea dell'italiano comunque in difficoltà già tra gli italiani, figuriamoci in giro per il mondo. Allora, l'italiano, intanto grazie per questa domanda, l'italiano diciamo che gode di buona salute, ha qualche acciacco ma gode sostanzialmente di buona salute in Italia. Però quello che appunto
cui facevi riferimento è il, credo sia appunto, capire come l'italiano goda di grande buona salute anche all'estero. L'italiano nel mondo, contrariamente a quanto si possa pensare, è una lingua vitale, è una lingua cercata ed è una lingua studiata, è la quinta lingua più studiata al mondo, occupa una posizione, sì, quarta o quinta, ecco, diciamo. Quindi, questa è la, grazie la al nostro passato più che al nostro presente. Certo, però anche oggi l'italiano si sta ritagliando degli spazi importanti nel mondo. Dunque, innanzitutto c'è un dato che ci viene dall'Ethnolog, che è uno dei repertori che ci fornisce informazioni sullo stato delle lingue nel mondo. Numericamente sono 7.000 le lingue parlate nel mondo e la posizione dell'italiano quantitativamente è al 21° posto, quindi una posizione molto buona quanto a numero di parlanti. E questo è già un dato che ci rassicura. Ma poi c'è un altro dato interessante, cioè l'italiano nel mondo è parlato da molte persone. Innanzitutto ci sono dei dati che possiamo dare, delle stime. Abbiamo un gruppo di italiani residenti all'estero, gli italiani dell'AIRE sono circa 5 milioni, però è un numero tutto sommato limitato. Ovviamente non parlo degli italiani in Italia, no? Lasciamo stare i 60 milioni di italiani in Italia, quello è un dato di fatto ben noto. Però c'è un'altra categoria importante che si collega molto bene con la lingua italiana ed è la categoria, il gruppo degli oriundi, cioè dei discendenti di emigrati, giovani che sono ormai di quinta generazione, per cui l'italiano è totalmente lingua straniera, però è anche lingua identitaria. Cioè la sentono come loro, desiderano studiarla, la conoscono poco, conoscono alcune parole, però è un grande stimolo per questi giovani l'essere legati al mondo italiano attraverso i loro progenitori, i loro antenati. E questo gruppo, questa categoria di oriundi oggi è pari alle stime che abbiamo, sono di 80 milioni di oriundi sparsi nel mondo, Canada, Stati Uniti, Sud America, Australia, un numero altissimo, sono più gli oriundi, i discendenti di italiani fuori dall'Italia che i 60 milioni di italiani. Per questi giovani, questo è un dato poi che conosco abbastanza bene perché all'Università di Udine organizziamo ormai da 8 anni dei corsi rivolti ai discendenti di immigrati friulani in Argentina e in Brasile. Questi giovani sono brasiliani e argentini, però sono legati alla lingua italiana che conoscono poco, vengono nel nostro Ateneo a Udine e seguono un corso post laurea. Sono tutti giovani laureati, quindi persone che hanno già uno status nelle loro. E questo crea un legame ancora più forte con la loro madre patria, possiamo dire, con la terra da dove sono partiti i loro antenati. Sono giovani, come ripeto, di quinta generazione addirittura. Poi c'è un'altra categoria sulla quale potremmo lavorare anche come università, come corsi di formazione, come corsi di lingua italiana. Ed è la nuova, e forse direi anche strategica, categoria individuata da Piero Bassetti, presidente della Regione Lazio e oggi presidente di una fondazione che si occupa dell'italiano nel mondo e di questa Italia fuori d'Italia. Ed è la categoria degli italici, questo è un termine linguistico anche che Bassetti ha risemantizzato. Chi sono gli italici? Gli italici sono stranieri, persone che però in qualche modo sono legate all'Italia. Sono quelli che usano nelle loro insegne dei locali o dei ristoranti la parola italiana. Perché scelgono la parola italiana? Perché evidentemente quella parola italiana per denominare un ristorante è sintomo di qualità, è sintomo del buon gusto, è sintomo di un Italian way of life che all'estero va ancora per fortuna per la maggiore. Se a Tokyo un barbiere ha chiamato il suo locale barbiere Belva, ci sarà forse un motivo. Belva, ci sarà un motivo, e questo è uno dei tanti, tanti esempi. Se a Londra un ristorante aperto da un gruppo di cinesi da tempo a Londra hanno chiamato il loro ristorante cucina bolognese, cucina familiare, va bene? Possiamo discutere su questo, ma è un sintomo molto importante di attenzione verso la lingua e verso la cultura italiana. Quindi questo è un
un bacino che dobbiamo tenere in grande considerazione. Grazie appunto ai tanti italiani che poi sono a Londra, Tokyo, senza Shanghai, parlare degli expat. Che... questo è l'aspetto. Passiamo a un'ulteriore cosa ed è questa. Cioè, questo è lo stato dell'italiano nei confronti del mondo. Poi come viene scritto, come viene parlato, come viene insegnato, professore, l'italiano? Io appunto spulciando su internet ho trovato molte delle sue interviste, considerazioni. Per esempio ho trovato anche questo dato che quando un bambino accede alla scuola elementare ha un patrimonio linguistico di 2000 parole che sono quelle essenziali. C'è il rischio che quando esce dalla scuola dell'obbligo sia rimasto fermo alle 2000 parole. Come si può incentivare questo patrimonio? Con quali strumenti? Anche perché sono temi che alle volte diventano oggetti anche di polemiche. Per esempio a febbraio c'è stata una presa di posizione di 600 docenti del gruppo di Firenze in cui facevano appello addirittura a un intervento del governo. Mentre altri c'è stato un contrappello dicendo no, le cose non sono così... malandate, c'è ancora margine, anzi i nostri studenti sono tra i migliori grazie ai test che facciamo. Quindi lo stato dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole, quindi da elementari ai licei, vedo qui parecchi ragazzi delle superiori, può fare ancora un salto di qualità o è già a buon livello? Dunque, allora intanto quell'appello cosiddetto dei 600 aveva un radicalismo che non è confortato dai dati obiettivi, insomma, e sottolineava soprattutto certe carenze che, se ci sono e non sono in quella misura, non sono l'aspetto più importante. Mi spiego. Gli esempi che si facevano erano esempi di errori di ortografia. Naturalmente l'ortografia va posseduta perché l'errore di ortografia in sé va incontro a una forte sanzione sociale, perché se noi lo commettiamo vuol dire che siamo poco abituati a leggere. È un errore di tipo culturale. Nessuno di noi scrivendo si pone ogni volta la domanda: ma dovrò scrivere questa parola con una T o con due T? Ma ci vorrà l'apostrofo o l'accento? Lo facciamo spontaneamente perché siamo abituati all'immagine di quella parola, perché siamo abituati a leggere. D'altra parte, se dovessimo gerarchizzare le competenze della lingua, forse la struttura del periodo, la capacità di argomentare, la capacità di cominciare un discorso e a maggior ragione di scriverlo e di proseguirlo secondo degli snodi argomentativi è una capacità maggiore. E lo diceva il moderatore, il dominio lessicale sufficientemente ampio è un requisito importante. Sottolineo quest'ultimo aspetto. Qualche giorno fa il Ministero mi ha chiesto di registrare un brevissimo intervento, una pillola cosiddetta, di un minuto, rivolto agli studenti e alle studentesse, come si dice oggi sempre in questo meccanismo inclusivo, ma è chiaro che quando dico studenti mi rivolgo alla è un neutro, insomma, non un maschile, mi rivolgo alla totalità, come quando si dice tutti i cittadini sono uguali, e non solo i maschi ovviamente, anche le femmine, no, tutti i cittadini. Allora, un minuto per dare dei consigli ai futuri ragazzi che faranno l'esame di Stato. In un minuto era difficile dare dei consigli che non fossero quelli più banali. Ne ho dato uno in particolare, quello di mettersi a leggere ogni giorno, fino al momento della prova scritta, l'editoriale di un grande quotidiano, o comunque l'editoriale di un quotidiano. Perché? Perché gli articoli scritti dai giornalisti, non lo dico qui come captatio benevolenzi, non avrei motivo, sono scritti in un ottimo italiano da tutti i punti di vista. E allora qual è l'utilità di misurarsi su questi articoli? Io ho consigliato in particolare di leggerseli e di cercare di riassumerne i paragrafi. Sapete che nei libri anche di scuola, per esempio quelli di storia, c'è un trafiletto nel margine della pagina che sottolinea il dato saliente che stiamo leggendo. Ecco, fare qualcosa con un testo nuovo significa rendersi conto che il testo funziona.
E poi naturalmente l'obiettivo da raggiungere nella scuola è che al termine del ciclo di studi superiori qualunque studente, dunque non solo quelli del liceo o dei gloriosi licei classici, che in generale soprattutto nelle città di provincia sono un centro culturale notevolissimo, immagino che sia tale anche il liceo Dante Alighieri di Gorizia, come il liceo Stellini di Udine. Il liceo classico ha una tradizione che tutto sommato fa onore alla nostra tradizione scolastica, però non dimentichiamo che rappresenta, ed è giusto che sia così, una nicchia nell'ambito dell'istruzione superiore. Allora io mi preoccupo che tutti, ma proprio tutti gli studenti della superiore, quelli che fanno l'istituto tecnico, l'istituto professionale, arrivino ad una competenza di cittadinanza, chiamiamola così, che li metta in grado di capire un testo senza difficoltà. Faccio una prova, ho comprato stamattina il Corriere della Sera e ho ritagliato un articolo di Gian Arturo Ferrari che è legato alla polemica recentissima di una sentenza del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha eccepito sulla nomina di alcuni direttori di grandi musei fatta dal ministro Franceschini, eccependo a quanto pare anche sul fatto che non tutti erano italiani. E giustamente Ferrari polemizza su questa sentenza e ironizza. Allora, a me interessa dal punto di vista di insegnante di italiano che tutti i giovanissimi lettori siano in grado di cogliere non solo il significato delle parole che Ferrari usa in un articolo rivolto a tutti, ma anche la ironia, il pertugio in cui infilare il cuneo. Ecco, pertugio è una parola che certamente non appartiene alle 2000 parole fondamentali, però la troviamo in un testo scritto. È importante capire che la scelta di un testo scritto è un po' più elevata, è un po' più raffinata di quella del parlato. Oppure la conclamata volontà di non cambiare. Qui non c'è solo una parola meno ovvia, una parola tratta originariamente dal linguaggio medico, la malattia è conclamata quando i suoi sintomi sono assolutamente certi, quando la diagnosi clinica anche è una diagnosi assolutamente certa. Qui è detto in modo ironico, però bisogna cogliere questa ironia. Quando si parla della conclamata volontà di non cambiare, si prendono le distanze da un atteggiamento che naturalmente non è positivo, l'idea di un immobilismo totale. Oppure il piacere che se ne ricava, leggo un brano un pochino più ampio, è di natura pedagogica. La favola insegna che i riformatori, nel nostro caso il ministro, e riformati, i direttori di museo, specie se vade retro stranieri. Ecco, vade retro è una chiara ironia, vade retro Satana. Però non è ovvio che un sedicenne, un diciassettenne colga questa espressione, che per tutte le persone di una certa età, quale che sia il loro grado di cultura, è assolutamente spontanea. E noi però, dico noi insegnanti, ma noi in generale, noi cittadini attenti all'educazione linguistica dei cittadini più giovani, dobbiamo preoccuparci che questo sia chiaro. Un ultimo esempio, tratto dallo stesso articolo. La cittadinanza originaria passa in secondo piano rispetto alla patria di elezione. Ecco, la patria di elezione. Elezione è una parola comune, però molti quando parlano, sentono elezione, pensano a quella che si fa mettendo la scheda nell'urna. La patria di elezione non è quella che noi votiamo. Elezione è un sinonimo ricercato di scelta. Ecco, che questo tipo di linguaggio, che non è un linguaggio arcaico, che non è un linguaggio letterario, che non è un linguaggio erudito, sia
alla portata di tutti è veramente un obiettivo da raggiungere. Detto questo, concludo ricordando, anch'io non posso non ricordare l'Ascoli, grazie a Dio sei Ascoli, dal cui busto ci separano pochi metri e dalla cui casa ci separa qualche metro in più, diceva che scrivere bene è un'impresa da perigliarvi la vita. Forse noi siamo meno drammatici, non mettiamo a rischio la nostra vita con questo ideale di scrivere bene, ma Ascoli, da grande linguista, capiva perfettamente quanto sia difficile la scrittura, però sapeva anche quanto fosse importante raggiungere una scrittura adeguata proprio nei livelli intellettualmente elevati, quelli scientifici per esempio, o anche quelli che vanno oltre, che esulano dall'esperienza quotidiana. Grazie. Allora, l'Italia è un paese curioso, no? Per tante cose e anche per questa. Cioè, prima abbiamo sentito che c'è stato un appello recente di 600 docenti al governo affinché, no, si facciano delle cose a tutela dell'italiano. Poi lo stesso governo, quando fa una legge importante, la chiama in inglese, no? Quindi, un po' contraddittoria la vicenda. Allora, professoressa, allora, rispetto agli anglicismi, no, che inevitabilmente attraverso la modernità della vita che affrontiamo si diffondono, soprattutto quelli d'inglese, c'è un modo comunque, non dico per eliminarli, però di autodifesa? E d'altro canto, lei ci ha già citato degli esempi di italianismi che si diffondono, però sono italianismi che si diffondono grazie alla buona volontà dell'italiano all'estero. Per esempio, io conosco un ragazzo di Osopo che a Shanghai ha aperto un baretto al Taiyut, no? E quindi non richiede una grande operazione dell'Istituto Italiano di Cultura, ma è lui che va lì e apre il Taiyut e i cinesi sono ben contenti. Quindi, allora, come difendersi dall'eccesso di queste invasioni di parole, che tra l'altro noi sappiamo ci sono delle leggi che in Italia vengono chiamate in inglese, lo stesso governo lo fa. Comunque, nei confronti della diffusione italiana all'estero c'è un metodo magari più organizzato, perché delle attitudini italiane che fanno parte appunto della moda, gastronomia, arte, le cose in cui siamo, la musica in cui eccelliamo di più, in altri in meno, possano appunto queste iniziative sorreggere e supportare questa diffusione. Allora, i temi che ha messo sul tappeto sono tanti. Anglicismi nell'italiano, difesa, autodifesa, l'eccesso mi sta bene, difesa, autodifesa mi sta meno bene, però ne parliamo. E poi gli italianismi all'estero. Partiamo con la prima domanda, gli anglicismi nell'italiano, un tema molto sentito, molto discusso. Vorrei partire da un'immagine che è un'immagine che descrive molto bene cos'è la lingua, come è fatta una lingua. Una lingua è fatta a strati. Il grande filosofo Wittgenstein ha paragonato la lingua a una città, è famoso questo paragone, in cui ogni città ha un centro storico che caratterizza questa città, ma nei secoli, intorno a questo centro storico, si sono aggregate strade nuove, case nuove, periferie nuove, che si sono però aggregate, si sono integrate con la città. E non è più facile distinguere queste parti nuove aggiunte dopo, fanno parte della città. Così c'è la stessa cosa si trova nella lingua, la stessa struttura si trova nella lingua. Una lingua ha un centro storico che deriva ovviamente dal suo nascere, dal suo derivare da una lingua madre, quindi uno strato, uno zoccolo duro che caratterizza l'italiano come lingua neolatina, che caratterizza l'inglese come lingua germanica, e qui andiamo poi con i piedi di piombo, fra un attimo ritornerò su questo tema. Poi nei secoli si sono sovrapposte a questo zoccolo duro parti nuove, si sono sovrapposti strati nuovi, parole nuove, che sono entrate a far parte della lingua. E ormai nessuno distingue più la parola mangiare come francesismo da un'altra parola di origine patrimoniale, come li chiamava il grande Migliorini, oppure il colore, la parola guerra, la parola formaggio. Non sono parole patrimoniali, cioè non sono parole che ci derivano, però fanno parte della lingua italiana. L'inglese, l'ho citato un attimo fa, è una lingua germanica, però gli inglesi forse non lo sanno che
l'80%, forse il 90% addirittura, sono i dati di Tullio De Mauro, il 90% del lessico inglese, parlo del lessico ovviamente, è di origine francese, quindi di derivazione latina, flower, town, blame, dinner, sono dei francesismi che sono entrati a seguito di fatti politici ben noti per chi si occupa di storia della lingua inglese. Quindi una lingua è fatta a strati, questi strati si sedimentano, entrano all'interno di una lingua e l'utente, chi usa la lingua è un sistema che serve per comunicare, chi usa la lingua, a questa persona forse non interessa tanto l'origine della parola, ma interessa l'utilità, interessa la funzionalità di quella singola parola. Prima il giornalista, il nostro conduttore, ha citato, e mi fa molto piacere, il professor Guzmani. Io mi sono laureata con, a Udine con il professor Guzmani, con il professor Orioles. E da Guzmani ho imparato molte cose. Una cosa che mi piace ricordare, visto appunto questo spunto affettuoso quasi, Guzmani diceva che una lingua deve stare al passo con i tempi. E per stare al passo con i tempi, altrimenti una lingua non riesce più a designare le cose nuove, una lingua deve trasformarsi. Le lingue sono in movimento, ce lo insegnano anche grandi linguisti. Le lingue sono in movimento, le lingue devono stare al passo con la realtà che cambia, con la società che cambia. Questo coso qui, 10 anni fa, 15 anni fa, non lo avevamo. Come lo designiamo? Come lo dobbiamo designare? Tavoletta? Ma tavoletta non ha avuto grande successo. Usiamo l'anglicismo. Quindi le parole entrano, le parole viaggiano con grande facilità. Oggi viaggiano, migrano con ancora maggiore facilità perché ci sono i mezzi di comunicazione, i social, la rete. Tutti questi fatti favoriscono la circolazione di parole. In passato abbiamo avuto appunto francesismi, ispanismi, arabismi che sono entrati in italiano, russismi. Gran parte del lessico politico italiano è formato da parole di origine russa, parole rientrate recentemente. Oggi l'inglese, l'anglo-americano, ha questo ruolo di prestigio, è la lingua della comunicazione internazionale e molte parole entrano nella nostra lingua, parole che fanno parte ormai del DNA dell'italiano, diciamo che si sono istituzionalizzate. Per alcune parole si è proposta una sostituzione. Abbiamo cercato di sostituire la parola babysitter con guardabimbi. Mi pare che non abbia avuto grande successo. Abbiamo cercato di sostituire windsurf con velopattino. Quindi le proposte sostitutive, nel momento in cui la parola inglese, file, computer, mouse, empowerment, termini un po' più complessi, sono entrati nell'uso, a quel punto non è facile sostituirli. L'Accademia della Crusca, e qui abbiamo il professor Seriani che è membro dell'Accademia della Crusca, l'Accademia della Crusca sta facendo una meritevole operazione di sostituzione, ma giustamente quando possiamo sperare di avere la forza nel eliminare l'anglicismo, nel sostituire, nel momento in cui entra la parola. E allora si è cercato di sostituire la voluntary disclosure, che è un termine tecnico della politica italiana. Noi abbiamo il welfare, abbiamo la spending review, abbiamo tantissimi termini, abbiamo il question time, si parla sempre di question time all'interno del Parlamento. Abbiamo cercato di sostituire voluntary disclosure. E facendo una piccola analisi proprio con i miei studenti della magistrale, abbiamo visto che pare avere la meglio l'anglicismo rispetto a collaborazione volontaria, che era stata la proposta. Cioè il lessico giornalistico potenzia la forma inglese. Selfie, si è proposto di sostituire selfie con una parola che c'è addirittura in italiano, perché in italiano abbiamo la parola autoscatto, ma io dubito che i giovani che sono qui, quando trovano facciamoci un autoscatto. È una cosa diversa il selfie, l'inglese è un po' più preciso in questo caso, perché il selfie è fatto con uno smartphone, ahimè, quindi con un altro anglicismo, e poi è fatto per condividerlo sui social, non sui social, quindi altro anglicismo. Quindi autoscatto non è esattamente la stessa cosa, quindi a volte l'anglicismo, e potremmo poi tornare, è un
indica un qualcosa di nuovo, è più preciso, ha delle connotazioni per cui è preferito rispetto alla parola italiana. Quindi ci sono tanti aspetti che andrebbero sviscerati. Certamente le parole viaggiano e non è facile, e non credo che siamo in pericolo di un'anglicizzazione, cioè, chiederemo anche al professor. Il problema non è neanche quello di diventare autarchici, cioè l'Italia, se si ha un po' di memoria, sa che cosa significa e a quali livelli assurdi e buffi arrivi se cambi le parole. No, il problema probabilmente è quello di acquisire queste novità che fanno parte dell'aria che respiriamo senza impoverire più di tanto la lingua da cui che hai così respirato da bambino, bevuto nel biberon e tutte queste cose qua. Le due cose dovrebbero andare di pari passo, certo. Però adesso non per fare l'estremista, però una legge dello Stato italiano che viene così, che passa agli atti con un nome in inglese, insomma un po' strana, possono lei fior di esperti si rompono un po' la testa e trovano un marchingegno per rendersela più, questo è tutto sommato, certo. E quindi anche però l'italianismo che funziona all'estero, lei ha già citato prima degli esempi, però al di là degli esempi della vita pratica reale, c'è qualche esempio di parola prestigiosa e corposa che colpì? Penso sì, nell'area musicale, la lirica, certo. Cose, cioè, la lingua, eccola, nella lirica, per esempio, la lingua è l'italiano, insomma, certo. Grazie, certo. Dal Settecento in poi, certo. No? Quindi su queste cose penso che possano esserci dei progetti di sostegno rispetto a quello che fanno poi gli artisti nel privato. Professore, allora, noi adesso abbiamo parlato delle responsabilità del governo, degli insegnanti, eccetera, no? Per esempio, cito, vado a memoria una frase che appartenne, venne detta dal grande Umberto Eco, cioè la vita è quella che è, quindi anche la lingua segue i meccanismi, l'evoluzione della vita, però la letteratura ha la sua responsabilità nel dare dei suggerimenti, eccetera. La letteratura contemporanea italiana, no, è in grado di comunque indirizzare e migliorare la qualità dell'italiano che parliamo e che scriviamo? Cioè, come vede? Ecco, quindi così un'analisi sullo stato di salute della letteratura nostra contemporanea. Dunque, ma la letteratura direi che oggi soprattutto, ma forse sempre, non ha come scopo primario quello di diciamo diffondere un tipo di lingua modello, ha altri scopi, e oggi in particolare la prosa letteraria non risponde più alla tipologia che per tanti secoli faceva di un testo narrativo un modello di lingua in cui rispecchiarsi. Il tale autore scrive questo, usa questa espressione, quindi vuol dire che questa espressione è legittima dal punto di vista normativo. La letteratura raccoglie gli stimoli più diversi e oggi, essendo parte della nostra esperienza di vita comune, raccoglie ampiamente gli stimoli che vengono dalla società della comunicazione, dalla televisione, dalla musica pop, dal fumetto e in generale dal parlato, anche dal parlato più irriflesso. Vi posso suggerire un facile esperimento che può sembrare ozioso, ma che dà l'idea di quello che sto dicendo. Provate un po' a vedere qual è l'uso del turpiloquio, delle parolacce, nella narrativa attuale. Quasi impossibile aprire uno dei libri che si presentano, per esempio, al premio Strega, più importante tra i premi letterari che si danno in Italia, e non trovare esempi di parolacce. Niente di male questo. La letteratura non deve rispondere a nessuno di questo, ha una sua totale autonomia. Però certamente le parolacce sono un tipico portato del discorso basso, del discorso informale, che non ci aspettiamo di trovare usato a livello di un discorso sostenuto. Mi guarderei bene dall'usare una parolaccia anche in questa chiacchierata che sto facendo. Sarebbe un vero e proprio errore comunicativo. Non sono solo quelli di sbagliare le doppie, gli errori, sono anche questi. Non è un errore dal punto di vista della letteratura. Detto questo, però, se io dovessi dare un consiglio non ai futuri maturandi, ma a uno straniero che sappia già discretamente l'italiano e che mi chiedesse come posso fare, cosa posso leggere per arricchire il mio italiano, certamente non gli direi
leggiti un romanzo degli ultimi usciti. Gli direi ancora una volta, leggiti, se non un editoriale, anche altri testi di saggistica divulgativa. Ci sono delle eccellenti riviste, ne cito una sola, l'IMES, rivista di geopolitica diretta da Caracciolo, che offre articoli di grande interesse e anche lì scritti tutti molto bene da questo punto di vista. Quindi alla letteratura chiediamo altre cose, chiediamo di essere stimolati sul piano della emotività, sul piano dell'immaginario, ma non certo un modello di lingua, perché non è quello che la letteratura attuale, non solo in Italia, preciso, vuole e può essere. Grazie. Tornando un attimo al discorso precedente, io qui ho due pubblicazioni edite dalla Forum, che è l'editrice universitaria di Udine, proprio su quello che come Università di Udine state facendo a proposito del tema, no? La diffusione dell'italiano nel mondo. Tra l'altro mi incuriosisce molto il secondo volume, questo, un expo permanente della lingua e della cucina italiana. Tra l'altro, scorrendo i vari capitoli, si trovano cose interessantissime, un po' quello a cui lei accennava prima. Vogliamo un po' spiegare in che cosa consiste questo tipo di iniziativa, che non vede coinvolta solo l'Ateneo di Udine, no? C'è tutto un programma un po' più ampio. Sì, questo sono questi. Grazie per aver ricordato questa. Questa è stata una bella avventura che abbiamo portato avanti insieme ai colleghi dell'Ateneo di Udine, non solo, ma con l'Accademia della Crusca, con l'Accademia Italiana della Cucina. Quindi abbiamo fatto, come si dice in italiano, abbiamo fatto sistema con queste istituzioni importanti italiane. E siamo stati invitati all'Expo a presentare un convegno sulla lingua italiana, le caratteristiche, le possibilità di promozione, di diffusione, di formazione di italiani all'estero e come portare la lingua italiana nel mondo. Il tema era legato, ovviamente, essendo all'Expo, era legato all'enogastronomia, alla lingua della cucina italiana. La forza di una lingua si misura proprio anche con questa capacità di entrare in settori particolari. In un settore, l'italiano in passato, l'avete già detto prima, era la lingua della musica, andante, allegro, sono parole italiane ormai entrate nella comunicazione internazionale, in diverse lingue. Oggi un ruolo importante è invece dato da quello che oggi chiamiamo il made in Italy, cioè la creatività della moda, quindi tutta la lingua della moda, l'inventività del design, la piccola e media industria, ma anche la grande industria, la Fiat che porta le macchine italiane negli Stati Uniti. E qui mi ricordo a ottobre agli Stati Generali della Lingua Italiana, questa bellissima iniziativa, seconda edizione, ottobre Firenze, Palazzo Vecchio a Firenze, tavola rotonda con un marketing manager della Fiat Chrysler che lavora negli Stati Uniti e che presenta al pubblico una serie di spot pubblicitari della Fiat 500 fatte per il mercato americano, quindi grandi e abili comunicatori che si occupano di questi aspetti pubblicitari, in cui la pubblicità è fatta trovando un equilibrio molto sapiente tra l'inglese, perché il pubblico è inglese, e la lingua italiana. E allora hanno proiettato questi spot di 40 secondi splendidi, in cui merita vederli, li trovate su YouTube. La 500 viene venduta con una Italian Family come optional nel sedile posteriore. Allora si gioca sugli stereotipi, che però poi si trasformano in fatti anche positivi. Gli americani, i due giovani che hanno comprato la macchina, si vestono in maniera elegante, imparano alcune parole dell'italiano. Beh, questo è un esempio di come la lingua italiana riesca a penetrare nel mondo americano. Ma un caso molto evidente che abbiamo trattato al convegno dell'Expo è l'italiano dell'enogastronomia. Le parole italiane del mondo del cibo entrano in italiano, dall'italiano in inglese, in maniera oggi molto profonda. Tra le 100 parole italiane troviamo, a parte pizza, pasta, eccetera, ma oggi entrano non solo nomi italiani, quindi neo-italianismi attraverso i social, in particolare attraverso la rete,
entrano anche modi di vivere, modi di cucinare, entrano nuovi momenti del mangiare. Il pranzo negli Stati Uniti non ha grande valore, no? Bene, attraverso Italy, Farinetti ovviamente deve vendere il prodotto, ma vende anche modi di cucinare, vende la cultura, vende lo stile di vita dell'Italia. Allora deve promuovere il pranzo all'italiana, il termine pranzo entra in inglese, gli inglesi hanno la parola lunch, non era necessario avere la parola italiana pranzo, ma pranzo porta con sé tutto quello che il pranzo comporta. Allora, con quello che si dice in buon italiano, lo storytelling del prodotto, Farinetti con i suoi comunicatori descrive il pranzo come il momento in cui tutta la famiglia si incontra, in cui gli affari però vengono lasciati un attimo da parte, anche i businessmen fanno il pranzo all'italiana. Quindi c'è tutto un modo per far entrare parole e modi di cucinare, addirittura si inventano parole italiane, i cosiddetti falsi italianismi. Nulla di strano. Per esempio, hanno inventato la parola spuntvino. Non esiste in italiano. È lo spuntino pomeridiano in cui si può bere un bicchiere di vino. Ah. Ed è nato lo spuntvino. Colpo di genio. In Germania i tedeschi hanno inventato il freddoccino nel 95, addirittura, quindi un termine molto... Freddoccino, oggi questi termini cominciano ad entrare anche in italiano, ma freddoccino è stato inventato in Germania. Quindi sono falsi italianismi che la dicono lunga però sulla forza. Insomma, praticamente l'italiano ha preso, quando parliamo della qualità della vita, del mangiare, del divertirsi, no? Quando entrano in campo tecnologie e altri aspetti siamo un po' più in difficoltà, penso, no? Noi interpretiamo quelle cose piacevoli, no? È un po' anche un luogo comune, però uno viene in Italia sicuramente per godersi il clima, i luoghi, eccetera, quindi inevitabilmente le nostre parole sono quelle che hanno più significato in quel settore lì, no? E là dove arriva la cultura, là arrivano i confini del paese. C'è un bellissimo lavoro, fin dove arriva la cultura, lì ci sono i confini di un paese, no? Questa è una frase che rubo da Masi, che è del presidente. Allora, parlando di un po' così, un po' colà, andiamo su un tema, professore, che riguarda molti ragazzi, no? Che sono qui, sono tutti connessi continuamente, i famosi social, no? Tante cose vengono dette, anche citavamo prima Eco, disse delle cose abbastanza così negative nei confronti dell'uso del social, non solamente per il tipo di comunicazione, ma anche per come vengono scritti, ci si rivolge, e tutte queste cose qui. Il suo parere nei confronti di questo modo moderno di comunicare qual è? Quindi non è così drastico, se ho letto bene alcune sue dichiarazioni. Dunque, sì, non è forse così drastico, nel senso che anche lì pensare di combattere una modalità che si è imposta in modo così virale, è il caso di dire, sarebbe un po' assurdo. Bisogna evitare di fare le battaglie contro i mulini a vento, che hanno una dignità letteraria quando ce l'hanno, come quella del Don Chisciotte, però insomma non hanno poi la capacità di incidere. Quello che diceva Eco era verissimo per quanto riguarda qualcosa che avvertiamo continuamente, che non riguarda però i giovani, riguarda anche le persone di una certa età, cioè la facilità di scrivere un messaggino, un tweet, è qualcosa che induce a scrivere quello che passa per la testa senza nessun filtro, e spesso per la nostra testa passano cose che ci farebbero vergognare se ci riflettessimo uno o due minuti dopo. L'autocontrollo è un valore per tutti, a qualunque età, e naturalmente la facilità di andare in circolo, di entrare in circuiti telematici e di far sapere qual è la propria opinione, anche quando questa opinione non è stata affatto filtrata, e ripeto, è un'opinione che dovrebbe essere ricacciata dentro con una semplice riflessione aggiuntiva, questo è certamente un dato negativo del sistema, ma naturalmente dipende dall'autodisciplina di ciascuno di noi evitarne i rischi. L'altra, diciamo, controindicazione, questa volta tipica del mondo giovanile, è che si passa troppo tempo a smanettare sullo smartphone o
troppo tempo a fare i videogiochi, ma è un tempo sottratto ad altre attività anche più divertenti, una delle quali, e non ho bisogno di dirlo ai giovani, è quella della socializzazione. È l'attività primaria. Noi comunichiamo con i nostri simili a livello amicale o sentimentale, soprattutto in presenza. Ricorriamo ad altri strumenti, una volta la lettera, poi il telefono, poi il cellulare, poi i messaggini, che qualche volta vengono scambiati anche in presenza. Io rimango sempre un po' colpito dal fatto che si mandi un messaggio a qualcun altro che magari è a pochi metri di distanza, perché si è talmente abituati a usare questo mezzo. È un tempo sottratto ad attività più centrali, molto meglio parlare che non usare questi mezzi. Se questi mezzi diventano così dominanti nella nostra vita, beh, hanno una serie di controindicazioni. Anche su un piano professionale, le sedute telematiche sono molto utili, fanno risparmiare tempo, però non sostituiscono mai fino in fondo il dialogo diretto, guardandosi negli occhi, facendo le pause, gesticolando. Certo, con Skype possiamo in parte supplire, ma solo in parte. Non dimentichiamo che il rapporto tra simili fondamentali è quello in presenza. Quindi il rischio è questo, ma ancora una volta non c'è altro che da invocare l'autodisciplina degli utenti, giovani o anziani che siano. Grazie. Allora, ci avviamo un po' verso la conclusione. Come dicevo prima, se avete delle curiosità, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, le potete anche scrivere sui social, le domande vi verranno fatte ai nostri relatori. Però volevo chiedere questo alla professoressa Bombi, che, come ho detto prima, è ordinaria all'Università di Udine, che ha sedi anche qui a Gorizia, no? Tra l'altro Gorizia ha anche questa sua specificità tra le tante, una piccola città, però ha sedi di 2 università, no? Udine e Trieste. Ecco, un'università come quella di Udine o come quella di Trieste, però periferica, siamo qui ai margini della penisola, però ha dei compiti nei confronti anche non solamente degli studenti, però anche dei territori dove è insediata, dove ha le sue sedi, soprattutto sugli argomenti che abbiamo affrontato oggi. Per esempio, il tipo di impegno che voi avete svolto, le pubblicazioni che ho indicato prima, pensano che siano anche un po' frutto della storia pur recente di un'università come quella di Udine, insediata in un territorio dove, come diceva il professore, si parla il friulano, che è lingua minoritaria, con tutte le tutele possibili di legge che conosciamo. Quindi il ruolo di un'università così recente, però con territori di grande anche suggestione e specificità come questi. Beh, ha un ruolo molto impegnativo e molto importante, quello di portare nelle zone che non hanno mai avuto un'università, portare giovani, portare cultura e diffonderla in queste aree, chiamiamole forse periferiche, sono di Gorizia, quindi posso dirlo. L'università ha un ruolo importante, soprattutto la scelta dei corsi da aprire in queste sedi nuove dell'Ateneo. Qui all'Università di Udine, parlo dell'università cui appartengo, abbiamo aperto dei corsi di comunicazione, corsi di scienze di comunicazione, quindi corsi che si occupano di lingue, che vogliono far capire come il territorio debba valorizzare gli aspetti linguistici, gli aspetti plurilingui della nostra regione, oserei dire, perché non soltanto Gorizia, ma la nostra regione è un laboratorio del plurilinguismo. E mi viene in mente in questo momento, lei prima ha fatto un riferimento a come la lingua possa diventare anche un volano di attrattività, un volano per il turismo culturale di questi territori. A Gorizia, ai tempi di Ascoli, Gorizia era una città plurilingue, Ascoli l'ebraico, il tedesco, l'italiano, il friulano. Oggi alcune lingue sono scomparse dal nostro territorio, ma far capire ai giovani l'importanza di avere a disposizione più lingue che caratterizzano questo territorio, l'importanza di valorizzare queste lingue, è compito dell'università e in particolare
di quanto noi linguisti facciamo in questa come nostra missione universitaria. C'è un altro aspetto che mi ha suggerito il professor Serianni. Il professor Serianni ha sollevato un tema importante nella comunicazione, cioè è importante capire come, e questo è un tema dei nostri corsi, dei miei corsi a Scienze della Comunicazione, come la lingua è un'entità molto complessa ed è formata da tante varietà linguistiche. C'è la lingua dei giornali, quindi c'è la lingua scritta, c'è la parola conclamato che ha usato prima il professor Serianni, una parola, ce ne sono altre, la parola ad esempio severa, una malattia severa, sono parole della lingua della medicina che entra nel linguaggio comune, no? Una malattia importante, una malattia severa. I ragazzi devono capire che l'italiano, così come l'inglese, non sono singole lingue, cioè non esiste la lingua italiana, c'è, è codificata nelle grammatiche, però poi la lingua è formata da varietà che vanno usate in maniera appropriata, che hanno caratteristiche diverse. Esiste una lingua per lo scritto, esiste una lingua per l'orale, esiste la lingua dei social, la lingua degli SMS, esiste la lingua speciale della medicina, la lingua speciale degli informatici, esistono lingue straniere che usiamo nei nostri territori, a Timau e a Sauris abbiamo delle varietà germanofone molto diverse dalla lingua friulana, dal friulano. I ragazzi devono capire che questa è una ricchezza delle lingue, è una eterogeneità dei sistemi linguistici, però è un'eterogeneità ordinata, non si deve sbagliare nell'usare quel sistema da un'altra parte. Il TVB, il TVB, non possiamo usarlo, che è la forma abbreviata dei social, degli SMS, va usata in modo ordinato all'interno di quel sistema linguistico. Quindi il nostro compito è valorizziamo il territorio, facciamo capire quali sono le caratteristiche comunicative, la varietà di lingua, di lingue che abbiamo a disposizione. Questo è penso che sia un'operazione molto delicata e molto importante. Faccio un piccolo spot per l'Università di Udine, ahimè. No, ma è giusto, è anche doveroso. Tra l'altro, ripeto, tutte queste cose, come dicevamo all'inizio, dette a Gorizia hanno un significato, perché io ho lavorato anche a Gorizia, ricordo che c'è una lapide, perché Gorizia ha tante lapidi in giro, perché la storia qui, come si sa, nel Novecento, in un modo o nell'altro, si è manifestata in tanti modi, anche molto molto truci, anche tragici. C'è una lapide comunque in Piazza Vittoria, che è quella che ricorda la rivolta dei Tolminotti. Mi ha sempre colpito per un fatto, che una lapide scritta in italiano, in friulano, in sloveno, in tedesco. Cioè, non penso che ci siano molte città dove ci siano, perché in effetti erano gli idiomi, le lingue che qui si parlavano. Quindi noi siamo quasi arrivati alla fine, non so che impressione avete avuto, se avete delle curiosità, siamo qui a inaugurare, ad aprire il percorso di questi tre giorni, se avete in grande velocità e semplicità, ecco, vedo una mano alzata, riusciamo a farsi sentire? Dimmi, ho bisogno del microfono. Dimmi. Io volevo fare una domanda in quanto studente di lettere. Noi ci siamo imbattuti in questi anni in due temi principalmente, il linguaggio di genere e l'afflusso di anglicismi, di forestierismi all'interno della lingua italiana. Ecco, io ho avuto modo di confrontarmi con due linguiste studiose, una abita vicino a casa mia, che si chiama Carla Marcato, e con un'altra docente a Modena, Reggio Emilia, Cecilia Rosselli, su entrambi i temi. Il linguaggio di genere e i forestierismi. Devo dire che queste due studiose mi hanno dato l'impressione di avere idee anche quasi diametralmente opposte sui temi, nel senso che una è più diciamo propensa ad accettare i forestierismi, l'altra è appunto c'è questa dicotomia forte tra queste due professoresse. Una è più propensa ad accettare gli anglicismi, io ci ho parlato chiaramente. L'altra mi ha consigliato un libro che si chiama Morbus Anglicus, quindi non è molto favorevole. Ecco, e la stessa cosa dicasi sul linguaggio di genere. Tutti noi sappiamo che Cecilia Robustelli si è impegnata nella diffusione di queste nuove, diciamo così, istanze linguistiche,
mentre ci sono altre studiose che dicono invece che i ruoli prescindono dai sessi, quindi il ruolo è, diciamo così, neutro secondo loro e appunto anche declinare al femminile certi ruoli sarebbe così un po' meno necessario. Ecco, io, e la stessa cosa dicasi per altri temi, però appunto questi due temi del linguaggio di genere e dell'afflusso di forestierismi nella lingua italiana, diciamo, io ho avuto modo di scontrarmi con dei pareri diversi, se non addirittura contrapposti. Quindi volevo chiedere, chiaramente è giusto che ci sia una dialettica nel mondo linguistico, però volevo dire, si può arrivare anche ad una sorta di convergenza in questi temi, cioè che sono temi che non sempre vengono messi così in rilievo nei confronti dell'opinione pubblica, che però sono a mio avviso molto interessanti. Quindi il dibattito è giusto, però volevo capire se ci potesse essere una diciamo così, una convergenza. Anche Nicoletta Maraschio e Claudio Marazzini mi pare che abbiano avuto atteggiamenti diversi nei confronti dei forestierismi, degli anglicismi. Grazie mille. Interessante. Bene, diciamo qualcosa sì. Tutti e sì, due. Sì, certo. Ringrazio per queste due domande molto ampie, soprattutto la seconda perché è stata poi oggetto di discussione oggi. Il linguaggio di genere è un tema molto dibattuto in questi ultimi anni, il politically correctness, il femminile o il maschile. Io le rispondo con una pillola linguistica. Sono stata eletta presidente della Società Italiana di Glottologia. La prima domanda che mi hanno fatto i miei colleghi è: come vuoi essere chiamata? E la mia risposta è stata la presidente della Società Italiana di Glottologia, quindi è già una risposta alla mia posizione, che comunque è una posizione moderata. Laddove la lingua lo permette, facciamo la forma femminile, laddove la lingua lo permette, facciamo la forma femminile, oppure femminilizziamo con l'articolo, quindi la presidente, la prefetta, la eccetera. Sindaca. La sindaca, certo, poi professore... avrei piacere di sentire anche la sua opinione. Per quanto riguarda il Morbus Anglicus, che è il famoso articolo dell'87 dal quale ho ricavato poi gli esempi che ho fatto prima, no? Non usiamo più jet lag, si dice nel Morbus Anglicus, usiamo fusopatia. E la mia domanda è cosa fare di fronte a jet lag che è così diffuso? Fusopatia mi pare che non abbia avuto grande successo. Comunque andiamo con moderazione. Ci sono dei settori, lingue tecniche, lingue scientifiche, in cui l'anglicismo entra facilmente. La comunicazione istituzionale, anche lì andrei un po' più con maggior cautela, no? La lingua dello Stato, la lingua con cui si nominano le leggi, lì andrei con maggiore moderazione. Non è facile però dirigere la lingua, no? Non è assolutamente facile imporre dall'alto. La lingua è usata dalle persone, la lingua è uno strumento di comunicazione, quindi sono le persone, gli utenti, questa è la mia modesta posizione. Allora sì, intervengo volentieri anch'io, le domande sono molto interessanti, io concordo con quello che ha detto la collega Bombi, con alcune così considerazioni specifiche. Lingua di problema del genere, dunque distinguerei tra la dizione a livello normativo in cui inseguire la differenza di genere mi sembra decisamente eccessivo, ho fatto prima per combinazione l'esempio dell'articolo forse più importante della nostra Costituzione, l'articolo 3, tutti i cittadini sono uguali, e fra l'altro l'uguaglianza è esplicitata, non ci sono differenze né di sesso né di religione eccetera, sarebbe stato assurdo dire tutti i cittadini e le cittadine. Poi se ci mettiamo su questa strada dobbiamo intervenire con i pronomi atoni, no, gli barra le. Ci sono questi usi che trovo insopportabili, car asterisco tut,
cari tutti, care tutte. Ecco, questo mi sembrano veramente elementi di eccesso. Per quanto riguarda i femminili professionali, io sono assolutamente d'accordo personalmente con la posizione della professoressa Bombi. Fin dove è possibile, è assolutamente preferibile usare il femminile corrispondente. Naturalmente l'unico limite è quello della suscettibilità delle donne interessate che svolgono quel particolare tipo di lavoro. Faccio un esempio. Sindaca, con le due sindache di due città importanti come Roma e Torino, è entrata abbastanza nell'uso, non scandalizza più nessuno. Fa ancora difficoltà invece ministra. Ricordo l'allora ministra dei beni culturali Stefania Prestigiacomo, qualche governo fa, che dichiarò, dice, ah, io non voglio essere chiamata ministra perché mi ricorda la minestra. Vabbè, ognuno ha delle reazioni personali di fronte alla lingua, però a quel punto non è che potevamo imporre dal di fuori questa dizione se la stessa interessata la rifiutava. Un altro esempio, oggi il numero delle donne che esercitano la professione di avvocato è molto alto, addirittura è stato calcolato che sotto i 45 c'è una leggera maggioranza femminile. Tuttavia non ho ancora conosciuto nessuna donna che si faccia chiamare avvocata. Avvocata, sì, è un nome che esiste, è un appellativo della Vergine nella popolare preghiera della Salve Regina, c'è un quartiere di Napoli che proprio in evocazione della Madonna si chiama Avvocata, però non ho ancora conosciuto nessuna donna che si faccia chiamare Avvocata. Lì è ancora in uso il maschile indifferenziato, l'avvocato Giulia Bongiorno, per esempio, qualunque altro. E quindi c'è questo limite che è un po' difficile da superare, e vale quello che diceva prima la professoressa Bombi, che non si può imporre la lingua dall'alto, tranne il caso che veniva ricordato prima della lingua istituzionale. Personalmente non sono preoccupato dei singoli anglicismi e quindi non mi metterei a sostituire parole come selfie, anche perché, altra considerazione abbastanza ovvia, io non sono affatto sicuro che fra 10 anni si usi ancora il selfie. Probabilmente potrebbe essere una parola invecchiata, come oggi non usiamo più la parola deflettore. Che quando ero giovane io era comune, perché indicava quel triangolino nel finestrino dell'automobile che si poteva aprire per aerare l'abitacolo, no? E oggi la avvertiamo come una pratica assolutamente obsoleta, non ci sono più macchine con i deflettori, la parola stessa non è più usata, non è forse più neanche nota presso i più giovani. Allora, gli anglicismi singoli li lascerei stare, però è importante che la comunicazione istituzionale si svolga in italiano, ed è importante contrastare alcuni segnali che trovo molto negativi. Cito solo questo: il rettore dell'Università di Siena, si può dire perché naturalmente la cosa è visibile in rete, ha individuato un criterio che trovo sinceramente assurdo, per cui nella valutazione del monte orario dei singoli docenti la lezione di un'ora in inglese vale quanto la lezione di un'ora e mezzo in italiano. Questo mi sembra assurdo, perché forse conterà anche quello che uno dice, le sciocchezze si possono dire in italiano, in inglese, in qualsiasi altra lingua. Questo di considerare il veicolo di cui io docente mi servo per fare una lezione come un elemento di per sé di merito, prescindendo fra l'altro dal grado di conoscenza. Questo non è un particolare. Come sapete c'è il quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, che è abbastanza articolato. Però se ci si contenta, per fare una lezione impegnativa, di un B2, che rappresenta già un livello buono di conoscenza di una lingua straniera, ci si accontenta di un livello insufficiente per fare una buona lezione articolata, che tenga conto anche delle possibili reazioni degli interlocutori, degli sbadigli, delle chiacchiere, quindi sappia raddrizzare il tiro in corso d'opera. Ecco, allora distinguerei tra singolo anglicismo, non sarà
non sarai tu, povero untorello, a spopolar Milano, per citare Manzoni, e invece l'anglicismo usato, e l'inglese in questo caso, usato a livello istituzionale. Grazie, siamo quasi, ecco, ancora una mano, c'è qualcun altro che si prenota? Allora, uno, due, poi tre, no? Due, ecco. Abbiamo ancora pochissimi minuti, quindi domande rapide, risposte rapide, grazie. Allora, c'è un microfono qua, guarda, il signore qua. Allora, ancora due domande. Sì, desideravo sapere cosa pensa il professor Sarianni del CLIL, proprio a questo proposito, cioè dell'insegnamento in lingua straniera di una materia della quinta superiore. Grazie. Giusto. Allora, rispondo subito a una domanda molto puntuale, cosa penso del CLIL, cioè di quella norma che prevede l'insegnamento di una materia non linguistica, ma di altro tipo, in una lingua straniera, cioè in inglese di fatto. Allora, il presupposto glottodidattico su cui si fonda questo proposito è fondato, nel senso che una lingua noi la conosciamo perfettamente quando siamo in situazione. Rischia però questa pratica di andare incontro a due inconvenienti. La prima è legata a quello che stavo dicendo prima, cioè al grado di conoscenza della lingua straniera. Se il docente ha un inglese grammaticalmente buono, ma di livello B2, che cosa succederà quando deve fare una lezione di filosofia, poniamo, o di storia? Che abbasserà più o meno consapevolmente il livello del suo discorso, rischiando di fare una lezione meno buona, meno approfondita, meno problematica, meno efficace. E quindi questo è un danno preciso. L'altro difetto del CLIL, l'altro rischio del CLIL, è che se anche si decidesse di, ma non è il caso in questione, di affidare all'inglese le materie in cui si pensa che la comunicazione verbale abbia meno importanza, la matematica, se si facesse tutta la matematica fin dalle elementari fino alla fine del ciclo delle superiori in inglese, beh, il paradosso sarebbe che, non so, esagono o logaritmo in italiano uno non sa neanche come si dicono. Questo naturalmente è un esempio limite, ma pensate che cosa succede invece per un corso di medicina, questa volta fatto tutto in inglese. Si rischia che il futuro medico che può operare in Italia non sappia le parole che si citano in Italia, magari dica plateleto invece di piastrina perché ha studiato tutto in inglese. Quindi ci sono delle evidenti distorsioni che mi fanno pensare a quella famosa battuta di Chekhov, quando le tre sorelle dicono a Mosca, che mi pare che si dica un po' troppo inglese, inglese, comunque sia a qualunque condizione. Quindi metterei anche in luce i rischi del CLIL. Allora, ancora l'ultima domanda conclusiva. Allora, poi c'è uno in curva Norla, quello bisogna finire, questo qua e quel c'è. Abbiamo una domanda arrivata tramite WhatsApp di Francesca, che chiede alla professoressa Bombi se l'Italian Sounding è più un danno per il Made in Italy o una risorsa per il brand Italia. Vale la seconda risposta. C'è un problema linguistico, perché l'Italian sounding può essere una parola non italiana, il parmesan non è una parola italiana, il parmigiano probabilmente non è fatto come l'italiano, però l'uso della parola che ha un Italian sounding comunque in qualche modo richiama l'italiano, quindi richiama qualcosa di qualità. Quindi io sono dell'idea che non sia un fatto negativo. Poi, non dal punto di vista del marketing, ma dal punto di vista linguistico, parlo di questo aspetto. Ecco, lassù. Volevo chiedere il significato del neologismo buffo e petaloso. Il primo non so cosa ho capito. Petaloso, ho capito. Il primo non ho capito. Buffo. Buffo. Sì, è usato nelle nuove canzoni. Ecco. Petaloso. Beh, petaloso il professore forse. Allora, il primo non lo so, ecco, quanto a petaloso, sì, dunque petaloso lo ricordo perché c'è stata una grande pubblicità.
qualche tempo fa è la creazione estemporanea di un bambino di 7-8 anni della scuola elementare di Bondeno in provincia di Ferrara, che ha detto alla sua maestra: ma perché non si può dire petaloso? E la maestra, giustamente devo dire, ha valorizzato questa che è la naturale inventiva dei bambini. Non aveva nulla di particolare questo bambino. Chi è abituato ad avere così, a confrontarsi con le creazioni linguistiche dei bambini, sa che queste creazioni sono continue. Petaloso sarebbe, no? Vorrebbe dire ricco di petali. E la formazione, che non esiste in italiano e che forse non ha neanche grandi possibilità di attecchire, è però, dal punto di vista dei meccanismi formativi, corretta. Perché se noi diciamo noioso, cioè che dà noia, potremmo anche dire petaloso, che è ricco di petali. Naturalmente la lingua non si crea mai, si crea sempre, certo, dall'iniziativa del singolo, no? Alla fine, come con un meccanismo concentrico, la parola lanciata nello stagno si allarga e diventa condivisa. Però molte di queste parole non hanno una ricaduta. Mi capitò tempo fa di analizzare i compiti scolastici del biennio delle superiori e notai come c'era una creatività linguistica che ovviamente gli insegnanti sono tenuti per forza di cose a reprimere, avvertendo che quelle parole non esistono. Ma una delle creazioni più buffe che mi era capitato di notare era la parola lietitudine. Lietitudine, che non esiste però, naturalmente chi l'ha coniata ha pensato che esiste, come esiste beatitudine, così poteva esistere anche lietitudine, però naturalmente la parola non esiste. Rientriamo però nei meccanismi di creazione neologica che ciascuno di noi può fare all'occorrenza, anche con l'idea di fare un gioco di parole. Una lingua, la nostra, ma anche una lingua straniera, la possediamo veramente con piena padronanza quando siamo in grado di giocarci, quando siamo in grado di fare delle battute nella lingua straniera, e naturalmente nella nostra riusciamo sempre a farle, perché questo significa padroneggiare intimamente una lingua, giocarci su. Bene, grazie allora ai professori Raffaella Bombi e Luca Seriani. Applauso. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, abbiamo detto cose tutto sommato che ci fanno rimanere ottimisti. Facciamo buon uso dei consigli che ci hanno dato. Grazie a voi e buon divertimento con Estoria. Adesso avete 3 giorni impegnativi, non perdete alcuna battuta. Grazie e buona giornata.